Ciao a tutti da WebAm TV. Ora vi leggeremo l'oroscopo per il 2017. Ariete. Anche se le soluzioni semplici potranno illuderti, in un anno in cui le domande supereranno le risposte, sarai in grado di compiere rilevanti passi in avanti. Il successo potrà arrivare dalle collaborazioni, dalle relazioni interpersonali, dalle tue doti come creatività, simpatia e carisma. Inizierai da gennaio a identificare necessità e motivazioni, pensare, fare progetti, parlare con le persone che rispetti e ascoltare ciò che avranno da dirti. Solo così potrai acquisire la chiarezza necessaria e avere intuizioni significative, oltre a una migliore comprensione di te stesso. Toro. L'anno appena trascorso ti avrà lasciato un segno positivo, un evento da ricordare negli anni a venire. Nel 2017 potrai proseguire la strada che hai intrapreso con passione, ricevendo le soddisfazioni morali a cui aspiri. Maggiore sarà il desiderio di soddisfare il bisogno di sapere, di conoscere, esplorare più nel settore pratico professionale che in quello sentimentale. Le tue capacità di percezione e di intuizione si affineranno fino ad un punto tale che, in certi momenti, ti sembrerà di possedere doti extrasensoriali. Non resterà altro da fare che ascoltare i suggerimenti del tuo sesto senso e i moti del cuore per non sbagliare le tue mosse, le tue scelte, nemmeno negli ultimi tre mesi, quando qualcosa o qualcuno vorrà ostacolare la comunicazione e la complicità con le persone che più ti stanno a cuore. Gemelli. L'anno appena trascorso non sarà stato uno dei più facili. Se si pensa che hai avuto avversi per gran parte del 2016 tre giganti planetari, qualche gatta da pelare l'avrai certamente avuta. Ma ecco che, dopo il temporale, spunta l'arcobaleno e il 2017, pur non privo di avversità astrali, sarà un anno tinto di colori in sintonia con i tuoi gusti, per molti al di sopra delle aspettative personali. Se nel corso di questo anno collocherai le giuste basi, ti garantirai ben 4 anni di prosperità e di successo. Tante saranno le opportunità offerte dalla buona sorte per modificare le tue abitudini sociali, ormai non più consone al tuo stile di vita. Un comportamento più maturo, più equilibrato e umano prenderà il posto dei tuoi modi spicci, spesso troppo disinvolti e superficiali. E già che ci sei, perché non eliminare quelle tue visioni oniriche superflue a cui stai ancora aggrappato? Cancro. Avrai già avvertito negli ultimi mesi del 2016 i segnali di un periodo piuttosto impegnativo, con problemi e preoccupazioni di vario genere, dalla famiglia d'origine alla casa, alle uscite impreviste di denaro. Potresti trovarti nella situazione di dover traslocare, affittare o acquistare una casa, oppure ristrutturare quella in cui vivi attualmente. Trascorrerai periodi carichi di impegni, con l'arrivo dell'autunno potrai tirare un sospiro di sollievo. Tutto ciò che ti avrà reso faticoso il cammino in precedenza ti permetterà di riavvivare la vita sentimentale e familiare e risollevare le finanze. Se hai figli o se desideri averne, l'autunno sarà la stagione da festeggiare e ricordare. Sappiamo che non è confortante sentirsi dire che solo negli ultimi mesi saranno piacevoli, ma vista la tua indole, che sa accettare e pazientare, non ti sarà poi così difficile percorrere la prima problematica parte del 2017. Leone. Sei arrivato a fine 2016 con un bagaglio di esperienze positive.
Non può essere diversamente, vista la protezione delle stelle che negli ultimi 2 anni ti sono state molto amiche. La loro protezione non accennerà a diminuire se non nell'ultima stagione del 2017, ma è un discorso che riguarderà solo i nati a luglio. Questo sarà l'anno per brillare in società, per farti nuovi amici, viaggi culturali, per riavvicinarti a parenti che avevi trascurato. Sarai il dominatore incontrastato della tua vita, sempre in grado di assumerti rischi e responsabilità, di accettare sfide coraggiose e non solo in campo pratico professionale, ma anche e soprattutto in amore. Grazie alla capacità di vedere chiaramente il quadro generale di ogni situazione, potrai accrescere la tua reputazione di persona dalle idee brillanti. Scatenerai l'immaginazione e farai colpo sugli altri con la tua visione e le soluzioni innovative. Ottimo anno! Vergine. Nell'anno appena trascorso avrai vissuto passaggi significativi dell'esistenza, eventi piacevoli da ricordare nel tempo. Succede quando Giove soggiorna nel segno. Il 2017 potrà ancora stupirti, metterti a disposizione la ricompensa che attendi da tempo. Avrai modo di lasciarti in una nuova impresa professionale, molti nati ad agosto l'avranno già fatto, di rivedere la gestione del tuo patrimonio finanziario, di creare basi per la prossima propizia fase della tua vita, che prenderà il via ad ottobre. Si tratterà di circostanze grandiose, sia negli obiettivi che nel modo in cui vorrai realizzarli. La tua nuova impronta caratteriale ti stupirà. Sarà finito il tempo delle indecisioni, dei sacrifici ancora possibili per alcuni nativi di fine segno. Ti troverai al centro di mirabolanti circostanze che, pur suscitando in te qualche perplessità, non rinuncerai ad esserne partecipe e farai bene. Bilancia. Ottimismo sarà la parola chiave di un anno che ti vedrà volare sulle ali di Giove. Il pianeta della grande fortuna, dell'esuberanza, dell'espansione e dell'abbondanza sosterrà nel segno fino al 9 ottobre. Il 2017 scorrerà in un flusso fortunato, segnando ritmi ricchi di potenziale nel quale accrescere il carisma e dare nuovo slancio al tuo entusiasmo. Le benevolenze astrali si manifesteranno sotto forma di un forte desiderio di goderti la vita in tutti i suoi aspetti più belli, dimenticando le incombenze e cercando di risolverle con il sorriso. Avrai più occasioni di quante ne riuscirai a concretizzare, proprio perché ti mancherà il tempo materiale per farlo. E quando in alcuni periodi ti troverai in difficoltà ad armonizzare l'espansione personale con il sentimento, ti affiderai alla forza d'animo e alla capacità di cogliere le cose nel loro giusto valore, come vuole quel buon Saturno in te felice sestile. Scorpione. La tua affermazione per il 2017 dovrebbe essere: con calma arriverò alla meta. Le prime 3 stagioni saranno di meditazione, consolidamento e preparazione ai grandi eventi dell'autunno, periodo in cui dentro di te si formerà un principio intelligibile per quanto riguarda l'avvenire. Le stelle dapprima incoraggeranno a guardarti dentro, a scoprire l'ampiezza del tuo mondo psichico e spirituale, specialmente se nella tua vita ci saranno ancora dei freni che limitano la libertà. Imparerai molto di te stesso, delle tue modalità di risposta e reazione agli altri, alle situazioni e agli eventi. Già sul finire dell'estate avrai davanti il quadro completo e potrai vedere ciò che ti motiva e ciò che ti frena. Forte di queste conoscenze, sarai pronto a dare il benvenuto a Giove nel segno il 10 ottobre,
un aspetto planetario che ti incoraggerà ad accogliere e perseguire nuove direzioni a livello personale, consapevole che la buona sorte sarà con te. Sagittario. Per il Sagittario sarà un grande anno di amicizia, di realizzazione delle più grandi aspirazioni grazie a Giove, pianeta guida, in ottimo accordo con Saturno, da tempo nel segno. Questi aspetti ti forniranno la possibilità di entrare in contatto con gente interessante, di ampliare la cerchia di amicizie attraverso nuovi contatti, non solo virtuali. Più persone riuscirai ad incontrare e conoscere, più grandi saranno i vantaggi che otterrai. Alcuni saranno il tuo collegamento diretto con la fortuna. Ti aprirai al mondo, a nuove esperienze, con una facilità estrema e vedrai crescere i vantaggi, sia professionali che privati. Probabilmente ti verrà offerto un ruolo di leadership che andrà ad estendere la tua visibilità e il potere di creare una rete di conoscenze giusta per te. Il risultato finale sarà un'ottima, solida e duratura riuscita sentimentale, sociale e materiale. Capricorno. Negli ultimi anni dovresti aver avuto delle prove tangibili che la vita ha in serbo qualcosa di bello per tutti, anche per te. Dovresti aver fatto esperienze significative a livello personale e affettivo. Il nuovo anno richiamerà le tue attenzioni sul lavoro, la carriera e la posizione sociale. Ci saranno delle piccole battute d'arresto. In alcuni periodi riguarderanno la sfera sentimentale, in altri quella professionale. E questo dovrà essere lo stimolo a pensare a come avanzare, come trovare un lavoro che ti consenta di massimizzare le tue capacità e attitudini. Spedirai curriculum, parteciperai a gare e concorsi, raccoglierai la sfida che arriverà da una competizione sponsorizzata dalla società per la quale lavori. Onori e riconoscimenti saranno possibili già da settembre. Trascorrerai intensamente gli ultimi 4 mesi. Passioni, amore, nuovi incontri, viaggi. Tutto all'insegna del ritrovato entusiasmo. Acquario. Nel 2017 sarai uno dei segni favoriti dalle stelle, in prima linea per ottenere un grande successo. Quest'anno, infatti, rappresenterà il culmine dell'ascesa iniziata qualche anno fa. Tutto ciò per cui ti sei impegnato e molti dei tuoi desideri diventeranno realtà. Alla guida dei moti planetari benefici troviamo Giove, nella tua nona casa solare. Quella in relazione con viaggi, nuove filosofie di vita, istruzione. Il pianeta della fortuna incoraggerà ad ampliare le esperienze per soddisfare la tua smania di conoscenza e novità. Il tutto fatto con la testa sulle spalle. Ebbene sì, avrai anche una buona dose di saggezza. Su un livello pratico, quello che apprenderai ti sarà utile per un avanzamento di carriera nel 2018. Un hobby potrà diventare una professione, un'amicizia, un amore, la coppia in una famiglia completa, un viaggio, l'avventura più eccitante della tua vita. A te la scelta. Pesci. Dopo mesi, per molti pesci, si può dire anni, trascorsi a lavorare dietro le quinte o passati a far conoscere i risultati dei tuoi sforzi, sarà arrivato il momento di ricevere le ricompense che meriti per tutto il lavoro che hai svolto. Lavoro, ma anche dedizione al partner e alla famiglia. Ci sarà ancora da lavorare a livello di trasformazione interiore, di rigenerazione personale, per avere una rinascita in grande stile. Metamorfosi e rivoluzioni andranno fatte nei primi 9 mesi dell'anno.
per poter godere di un rinnovato stile di vita che prenderà il via nella stagione autunnale. Prendere decisioni definitive, stabilire il confine tra realtà e fantasia e cambiare non sarà facile, ma quest'anno non avrai esitazioni e ci riuscirai. Costruirai il tuo futuro in amore, nella professione e in primis con te stesso, con grande risolutezza, senza cedere ai ricatti affettivi. Ringraziamo l'astrologa Ilaria Raffa di Leonardo.it e Nate Lachesis per le immagini. Buon 2017 a tutti da WebAntv. Ciao!